Ok, siamo su Facebook, vai, ammettiamo tutti. Ok, siamo su Facebook, vai, ammettiamo tutti. Ok, stiamo entrando tutti nella sala riunioni. Aspettiamo un secondo che ci raggiungono tutti i partecipanti. Come sapete, avete il microfono in muto per evitare i rumori di sottofondo, ma poi dopo diamo la possibilità di parlare a chi alzerà la mano. Intanto, benvenuti a tutti, benvenuti. E oggi vogliamo, per questa call dell'area famiglie, vogliamo trattare il tema genitori speciali per scelta. Noi non amiamo sovrautilizzare il termine speciale, ma in questo caso crediamo sia azzeccato. Essere genitori è sempre complesso, decidere di diventare genitori è una scelta importante. Oggi parliamo di quelle scelte che all'esterno del nostro movimento, del nostro ambiente, possono sembrare più difficili. Se non riusciremo nella nostra consueta ora a dare spazio a tutti, ne riparleremo in un'altra occasione. Ma eccoci che è un grande piacere avere oggi con noi una persona che ha fatto una scelta molto importante nella sua vita, una di quelle scelte che la vita te la cambiano, te la migliorano e te la rendono unica. Quindi io non voglio aggiungere altro, voglio solamente presentarvelo, presentarlo, perché non vedo veramente l'ora di ascoltarlo. È con noi oggi Luca Trapanese, il papà della dolcissima Alba. Ciao Luca! Ciao, buonasera a tutti e grazie di questo invito, ne sono molto felice. Grazie. Grazie. Parto, già vado Vai, così. vai, sì, vai E così Luca, alla grande, vai! allora mi presento per chi non mi conosce, io sono napoletano, vivo tra Napoli e un paesino del Parco Regionale di Rocca Monfina, che si chiama Arzano Appio. Ho fondato a Napoli una onlus a ruota libera che si occupa ormai quasi 15 anni, si occupa di disabilità, di inserimento lavorativo e di attività, soprattutto attività ludiche, ricreative, formative. E abbiamo un borgo sociale, dove vivono i ragazzi, abbiamo creato il progetto Borgo Sociale, ragazzi disabili vivono in forma di housing. E lavorano in una fattoria, in un bed and breakfast, produciamo il miele, abbiamo un albergo, un ristorante, insomma, sono delle comunità dove ragazzi, è un progetto di allontanamento dalla famiglia di origine per avere la propria autonomia. Nel 2017, io ho fatto una richiesta in tribunale come single, io sono single. Gay, questo è una sottigliezza. Ho fatto una richiesta al Tribunale di Napoli per avere in affido un bambino disabile. Cioè io avevo la consapevolezza di poter diventare padre di un bimbo disabile e la preparazione la, a, 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 a pre, pre, come posso dire, propormi come possibile affidatario di qualunque tipo di disabilità avesse questo bambino, e avevo un forte istinto di paternità. Dopo 6 mesi mi viene offerta la proposta di prendere in affido Alba. Alba è stata partorita in ospedale dalla madre, che l'ha lasciata in ospedale perché evidentemente non poteva prendersene cura e non riusciva ad essere collocata tra le cosiddette coppie tradizionali che avevano l'idoneità all'adozione, perché appunto affetta da sindrome di Down.
Quindi dopo una ricerca lunga, quasi un mese, perché dalla nascita Alva è stata subito lasciata in ospedale, il tribunale ha deciso di provare a contattarmi, visto che io ero il primo della lista, tra i single, che avevano fatto richiesta di affido, però, perché in Italia i single non possono adottare, non possono fare richiesta di adozione. E potevo essere un'opportunità. Così sono stato contattato dal Tribunale di Napoli durante una vacanza estiva in cui ero circondato da almeno una trentina di ragazzi disabili, la maggioranza con la sindrome di Down. Quindi il giudice mi chiese, mi disse: lei è ancora disponibile a prendere in affido un minore? Io risposi subito sì. Se sa, io noi abbiamo una neonata con la sindrome di Down. Lei sa che cos'è la sindrome di Down? A quel punto mi scappò una risata per dire sì, io sono adesso con una serie di amici con la sindrome di Down. E quindi facemmo questo colloquio il giorno dopo e esattamente dopo una settimana Alba è arrivata a casa, aveva 29 giorni, quindi un mese, è arrivata a casa e c'è rimasta, non se n'è più andata. In realtà è iniziato così un percorso prima di affido estivo. Allora, non so se voi sapete la differenza tra affido e adozione. L'affido è fatto per tutti, single, coppie di fatto, persone di una certa età, a tutti è consentito, l'adozione invece solo alle coppie sposate o conviventi che fanno un percorso diverso. Io avevo fatto un percorso, avevo fatto i miei colloqui con i servizi sociali, con gli psicologi, con i giudici ed ero dichiarato idoneo all'affido. Quando Alba è arrivata, quindi abbiamo avuto la possibilità di un affido estivo e l'ho portata a Procida. E poi, dopo il mese estivo di agosto, è iniziato, abbiamo fatto un colloquio, io ho detto che volevo iniziare il percorso definitivo ed è iniziato un affido preadottivo. Perché è potuto iniziare un affido preadottivo? Perché Alba, era una neonata, senza patria potestà, non aveva i genitori perché lasciata in ospedale ed era, la sua condizione giuridica era perfetta per essere adottata. Non era riuscita ad essere collocata tra le coppie che avevano l'idoneità all'adozione e io ero un probabile genitore, non più affidatario ma adottivo. Quindi abbiamo potuto fare questo percorso e la legge italiana sulle adozioni ha un articolo speciale che è l'articolo 44 che prevede che un single può adottare un minore. In casi particolari ci sono una serie di possibilità. La nostra possibilità è quando un minore è disabile e non riesce ad essere collocato in una famiglia tradizionale. Quindi io e Alba eravamo proprio la lettera C, single, disabile, non collocabile in una famiglia tradizionale e ho potuto avere l'adozione al pari delle coppie, un'adozione speciale. Il primo forse in Italia di questo tipo, perché anche altri single hanno l'adozione, ma insomma, di un neonato. Ecco, questa è brevemente la mia storia. Poi sono qui per tutte le domande che volete. Luca, te lo ricordi il primo momento in cui hai visto Alba? Sì, il primo momento in cui ho visto Alba è quando l'ho presa direttamente in ospedale, perché dal primo colloquio è passata una settimana, perché i giudici mi dissero: lei per noi va bene, ma la mettiamo in panchina, dobbiamo cercare ancora. E io ero contento di essere in panchina, per me è stata giusta questa, diciamo, strategia dei giudici. In quella settimana, io sono napoletano, quindi ho comprato l'impossibile per Alba, ma non l'ho lasciato, mi sono affidato ai giudici, ma poiché sono scaramantico, compravo tutto e lasciavo tutto in macchina, non mi portavo niente a casa. Infatti, quando sono andato in ospedale, sono andato con una macchina stracolma e il portanfan ancora imballato,
e ho visto Alba la prima volta in cui, quando sono entrato nella teen dell'ospedale, vestito questo camice verde, e le infermiere me l'hanno presa e me l'hanno data tra le braccia, mi hanno detto adesso la devi cambiare, cambiala tu. È stata la prima volta che l'ho cambiata e che l'ho avuta tra le braccia. Per me Alba è diventata subito mia figlia. La differenza tra chi genera e chi adotta non c'è. Nel momento in cui hai in braccio tuo figlio, almeno per me, Alba è come se l'avessi generata io dalla mia carne, fondamentalmente. Sì, senti, ma invece in questo percorso hai avuto mai qualche timore, qualche paura? Perché tu quando parli si sente solo tanto amore e non traspare, non so, non traspare altro. Invece hai avuto qualche timore, qualche paura in questo percorso, quando eri lì in attesa di sapere? Sì, no, certo, sicuramente il percorso tra l'affido e l'adozione, che è durato pochissimo, è durato giusto il compleanno di Alba, cioè il giorno del compleanno di Alba i giudici ci hanno regalato il decreto con l'adozione. Riattacca le cuffie, Luca, come prima. Si è ristaccato il jack. Ok, vai, perfetto. I giudici, noi abbiamo avuto il decreto dell'adozione proprio esattamente il giorno del compleanno di Alba ed è stato voluto dal giudice che ha voluto regalare, fare questo regalo. Lei ha detto ad Alba, l'ha fatta a me fondamentalmente, nel periodo di attesa tra affido e adozione dove Alba ha vissuto con me i suoi 12 mesi, c'è sempre quell'ansia di dire se qualcosa va male. E se all'improvviso succede qualcosa, e se i giudici ci ripensano. Quando noi siamo usciti su tutti i giornali, dopo appena 2 mesi che Alba era a casa mia, e non si sapeva ancora nome e cognome, non si sapeva nulla di me, io mi spaventai tantissimo perché chiamai il giudice e dissi: ma adesso non è che me la togliete perché tutti sanno. O la mia paura era adesso non è che esce una coppia che la vuole, e il giudice mi disse: ma adesso noi abbiamo iniziato il percorso con te. Se esce una coppia e vuole un bambino disabile, abbiamo altri bambini disabili, adesso il percorso è tuo. Quindi c'è quella paura fino a quando non si conclude questo percorso, ovviamente c'è stata, certo. Poi, se mi chiedi se io ho le paure di genitore, credo che quelle le abbiamo. Quelle tutti, Sì, sì, ti piace vincere facile, quelle le certo. hanno tutti. No, no, continuamente la paura di sbagliare, la paura di fare cose giuste. Alba ora non va a scuola perché ho paura del Covid, non mi fido e lei dovrebbe iniziare, avrebbe dovuto iniziare la materna e quindi c'è continuamente l'ansia di dire stai facendo bene, stai facendo male, la cosa giusta. Poi sicuramente io sono solo, posso condividerlo con la tata, con i miei genitori, con un cugino, con una cugina, non c'ho un compagno, quindi tutte le scelte alla fine le fai da solo. Quindi c'è Sì. sempre la paura di fare qualche errore. Qualche errore, è vero. E intanto vediamo se qualcuno vuole, qualche familiare vuole alzare la mano. Lo sapete come si fa? O su Participants trovate Raise Hand e la manina blu o bianca, oppure avete i tre pallini e c'è sempre Raise Hand. Ecco, vedo Salvatore. Salvatore Buccheri, Lisa, se lo dai il microfono, Salvatore, poi tu ti devi attivare il microfono. Oh, mi sentite? Vai, ti sentiamo. Intanto un po' di ammirazione. Già sono emozionato nel vedere Luca. È Grazie. perché ci vuole coraggio nel fare una scelta del genere. Io vorrei raccontare la mia storia e quando parlo dei miei figli mi emoziono facilmente. Io mi chiamo Salvatore, intanto ciao a tutti. Mi chiamo Salvatore, mia moglie Nuccia, che in questo momento non c'è, e siamo genitori di due fratelli gemelli, Floriana e Roberto, di due figli speciali.
Già un po' la mia storia un po' la conoscono, perché sicuramente mi conoscono molti di voi, perché è da più di 20 anni che faccio parte di Special Olympics e poi ho partecipato a tutti i Femmine Campus che abbiamo fatto, i primi nel 2004 a San Marino e poi successivamente quelli di Sibari in Calabria, dove in questi incontri abbiamo condiviso le esperienze con altri familiari, abbiamo approfondito varie tematiche che interessavano i nostri figli, tipo la scuola, il lavoro, l'autonomia, la sessualità e anche lo sport, perché Special Olympics si interessa di sport. Allora, come dicevo, noi siamo genitori di due fratelli gemelli, Floriana e Roberto, due figli speciali. E dopo il matrimonio, dopo aver cercato di concepire un figlio naturale, senza successo, abbiamo deciso di adottare. E dopo, tutta la, come diceva Luca, tutta la trafila del Tribunale dei Minorenni, eccetera, eccetera, il decreto di adozione, questa non la racconto perché è un po' lunga, la nostra, ci hanno chiamato e la nostra adozione viene collocata come adozione difficile, dove si intende l'adozione di quei bambini che normalmente hanno difficoltà di collocazione definitiva perché con problemi fisici o mentali. Adozione difficile in quanto è difficile il reperimento di una famiglia che desidera accogliere questi bambini. Ecco perché io sono emozionato nel vedere Luca che ha scelto di accogliere una bambina con la sindrome di Down, che non è facile trovare una famiglia che sceglie di adottare questi bambini con difficoltà. Perché tante volte i bambini con disabilità sono gli ultimi ad essere adottati. Io è la prima volta che sento la tua storia, perché generalmente una coppia che si accosta all'adozione difficilmente pensa a un bambino diverso, diverso tra virgolette, perché si sente investita da una responsabilità ed un impegno molto grandi. I nostri figli allora avevano 22 mesi, oggi hanno 28 anni, entrambi con ritardo mentale e non sono italiani, quindi al ritardo mentale che hanno si aggiungeva anche la difficoltà linguistica che sicuramente all'inizio i miei figli hanno avuto. Noi abbiamo scelto di adottarli, cioè non siamo degli eroi, questo ecco perché io dico che siamo stati coraggiosi nell'accettare una situazione difficile. E quando ci sono stati proposti Floriano e Roberto, con molta onestà ci è stato detto della situazione dei nostri figli. Ci siamo poste tante domande. Queste poi ti ripongo pure a te, se te, Luca, se te le sei poste. Cioè, se eravamo preparati ad accogliere due bambini con disabilità, se potevamo farci carico di un'adozione così altamente problematica, se saremmo stati capaci di affrontare le tante difficoltà che questa adozione avrebbe comportato. Perché normalmente la coppia adotta per costituire e completare una famiglia, perché si desidera un bambino da amare, da curare, per fornirgli una famiglia che lo accompagnerà fino a diventare grande. Per cui ecco perché quando dico che adottare è una scelta di vita, tu sicuramente hai fatto una scelta di vita, io la vedo in questo modo, noi abbiamo fatto una scelta di vita e certo la nostra non era una scelta banale, ci avrebbe coinvolti e avrebbe coinvolto anche le famiglie vicine a noi, parlo dei nonni, dei zii, dei cugini. Tante volte i genitori biologici non scelgono di avere un figlio in difficoltà, ma noi potevamo farlo, cioè potevamo scegliere di non accettarli. Però, essendo credenti, abbiamo visto che un figlio, avere un figlio è un dono, il dono della vita. E il Signore ci consegnava non uno, ma due doni. Per cui come potevamo rifiutare?
noi pensavamo che il Signore ci aveva scelti e aveva scelto che avremmo dedicato la nostra vita a loro, non solo dando tutto ciò che avrebbero avuto bisogno, tutto ciò che era il nostro possesso, ma dando ciò che siamo, donandoci totalmente a loro. E essendo credenti, la fede in Gesù Cristo ci ha aiutato molto. Sappiamo che non siamo soli e che il Signore è con noi. E allora, con questa fede, pian piano ciò che ci sembrava impossibile, difficile e faticoso, incominciava a farsi più facile, anche se ancora faticoso. Pensavamo che non ci sarebbe stato mai un ritorno da parte dei nostri figli, ma come dice l'Apostolo San Paolo, c'è più gioia nel donare che nel ricevere. Perché l'atto del donare dà gioia, che lega sempre noi ai nostri figli, e viceversa. E riceviamo tanto amore da loro. Ogni giorno affrontiamo tante difficoltà, ogni giorno gioiamo, sorridiamo, ma tante volte piangiamo anche. Ma guardando i nostri figli, io li rivedo bellissimi. Grazie. Grazie Salvatore. Un abbraccio. Grazie Salvatore. Salvatore, mi sa che leggevi perché sei timido, vero? Ti hai ripreparato? No, è dopo. Sì, lo volevo dire che avevo preso un appunto per aiutarmi, perché no, già solo a sentire Luca, la sua esperienza mi riporta negli anni quello che ho vissuto io e già mi sono emozionato. Certo. E già lo sapevo questo. Ha fatto bene, ha fatto bene. Lo sanno quelli che mi conoscono, perché nei Family Campus, quando mi hanno fa Pino, mi faceva raccontare la mia storia, mi emozionavo facilmente, anche mia moglie che adesso non c'è. E quindi scrivevi due righe? No, lì nei Family Campus mi emozionavo e basta, sì. Non potevo scrivere. E Luca, i Family Campus sono questi meeting che noi facciamo con i familiari, e adesso ne abbiamo fatto uno in modo virtuale, ma insomma normalmente li facciamo invece che ci si incontra, ci si abbraccia, come in tutti gli eventi Special Olympics. Grazie Salvatore, io volevo dire a Luca, se potevo dire, se aveva avuto questi ripensamenti, queste domande, vai, prima di accettare, di scegliere di adottare una bambina con disabilità, se si era fatto queste domande, quello che dicevo prima. Allora, Salvatore, innanzitutto grazie per la tua testimonianza. Anch'io sono molto credente e credo che ovviamente questa è una forza, non voglio dire in più, ma è una forza. Allora, io non ho mai pensato di tornare indietro e non ho mai pensato di aver sbagliato in questa scelta. Perché per vari motivi. Innanzitutto il primo è che io ho avuto una palestra di vita. Io ho un fratello con un ritardo che è un fratello di adozione, non è mio fratello di sangue, e cioè è uno dei primi ragazzi che è venuto nell'associazione, figlio unico di madre vedova, e si è instaurato un rapporto così forte tra di noi che Florinda 4 anni fa, quindi prima di Alba, mi ha adottato, nonostante io avessi una famiglia che mi ama, dei genitori con i quali condivido tantissime cose, mi ha adottato perché quando lei non ci sarà più io mi occuperò di Francesco. E questa la legge l'ha previsto, lo prevedeva, ed è stato possibile perché il bene supremo era per Francesco, quindi io non ho perso i diritti e doveri nei confronti dei miei genitori, ma ho acquisito quelli anche nei diritti e doveri nei confronti di Florinda, e sono fratello di Francesco a tutti gli effetti. E mi occupo di Francesco per quanto posso, anche se Florinda è ancora bella, sveglia e attiva. Ma la mia palestra di vita, io le più belle relazioni, i miei più grandi amici, oltre a quelli della scuola, del liceo, dell'infanzia, sono tantissimi ragazzi disabili con i quali ho condiviso i momenti più belli della mia vita. A ruota libera nasce con loro. Quindi quando io ho scelto poi di essere padre
perché sentivo forte questa vocazione di paternità. Io sono convinto che la paternità e la maternità è una vocazione e non solo l'obbligo di adempiere a quello che la natura ci dice. Dobbiamo sposarci, fare figli, perché sennò non generiamo. Io sono convinto che è una vocazione. Ero pronto ad avere un figlio disabile, di qualunque tipo. Per me, quando poi mi hanno chiamato per la sindrome di Down, mi è sembrata la cosa più, non voglio dire facile perché è una fatica, ma la cosa, ci sono tante disabilità faticose che ti limitano nella vita. La scelta poi di raccontare la mia storia, la storia mia e di Alba, è proprio... Sempre il jack, Luca, rimetti il jack, si è spostato di nuovo. Okay. Scusami, la scelta di raccontare la storia medialba anche attraverso i social, i libri, è proprio perché io credo che chi non ha avuto la fortuna di vivere in questo mondo, e uso la parola fortuna perché io sono convinto che il mondo della disabilità sia speciale, ha bisogno di essere educato alla disabilità, ha bisogno di essere proprio raccontato, e la voglia di farlo con Alba è proprio perché io voglio dire alle persone che noi non siamo una famiglia sfigata, cioè che Alba non è una bambina sfortunata perché ha la sindrome Down. Alba è una bambina fortunata perché è felice, ed è una bambina che ha la voglia di vivere e di vivere la sua vita così come sarà. Poi il Padre Eterno deciderà come sarà la nostra vita, ma è una bambina che c'è e che esiste e che ogni giorno dimostra la sua voglia di vivere con la sua vita. E molti all'inizio ci vedevano come degli sfigati, cioè come quando ci incontravamo per strada, no? Chi non conosceva la mia storia vedeva poi che Alba aveva la sindrome Down e c'era quella faccia che tu capivi che ti volevano dire povera bambina o poverino, o poveri genitori. Invece è tutta un'altra storia. Non ci hanno capito niente. Ok, Luca, passo la parola. Ho visto che Carmela ha la mano alzata. Vai, Carmela. Lisa ti dà il microfono, tu poi te lo devi attivare. Buonasera a tutti. Scusate in anticipo perché non sono bravissima a parlare. Poi sono molto emozionata, sinceramente. Allora, io e mio marito abitiamo in Piemonte, vicino a Torino, vicino a Caselle più che altro, dove c'è l'aeroporto. Noi non abbiamo deciso di adottare un ragazzino disabile, ci siamo sposati non potendo avere figli e abbiamo iniziato le pratiche dell'adozione. Dopo circa 2 anni è arrivato Davide, di 8 mesi e mezzo. Io avevo già lavorato nella scuola, avevo fatto 2 o 3 anni come maestra d'asilo e mi sono resa conto che il bambino faceva fatica, perché faceva difficoltà, un bambino solare, perché rideva sempre, andava abbastanza volentieri in braccio a tutti, però aveva il terrore di riessere abbandonato, che se l'è trascinato per tanti, tanti, tanti anni. Io sono stata la prima ad averlo avvicinato e lui si è attaccato a mo' di polipo, perché non mi lasciava un attimo. Già 8 mesi e mezzo, ed è una cosa che si trascina ancora adesso, che ne ha quasi 27. Davide, 8 mesi e mezzo, incomincia poi a crescere, le difficoltà erano tante perché lui non usava tutte le dita delle mani, usava la manina a forbice, usava solo 2 dita. E tante altre problematiche, ha camminato tardi, parlare tardi e queste cose qua. Abbiamo iniziato l'asilo. L'ultimo anno di asilo ho trovato 2 maestre veramente spettacolari perché mi hanno indirizzato
anzi, torno indietro un attimino, perché noi siamo stati assistiti dalle assistenti sociali e dalla psicologa solo per un anno, ma le abbiamo viste due volte, quindi una volta che sono venute queste due volte non abbiamo più visto nessuno. E quindi mi sono ritrovata con un ragazzino con delle problematiche e non sapevo dove sbattere la testa. Queste due maestre mi hanno indirizzato a chi rivolgermi e da lì è partito il tour tra neuropsichiatri, psicologi e via dicendo. Nessuno sapeva dirmi cosa Davide avesse, anche perché Davide, a vederlo così, non ha una disabilità visiva, perché non ha i tratti del Down, non ha altri tratti che sono delle disabilità. Lui è un ragazzino, tra virgolette, io dico tra virgolette normali perché sono tutti normali, però non ha questi tratti. Sembra normale, invece quando poi gli si parla insieme, la sua età, lui ha 27 anni adesso, ma la sua età effettiva è di 13-14 anni, quindi non ha queste capacità, non aveva queste capacità a scuola come tutti gli altri, non riusciva ad apprendere bene, ma una buona memoria visiva, perché lui gioca molto su questa memoria. Abbiamo avuto, dopo iniziando la scuola, problemi anche lì a scuola con maestre di sostegno, non riuscivamo ad avere un sostegno. Io sono una che non si ferma a niente, quindi mi attivo in tutto e per tutto. Riusciamo ad avere il sostegno dopo un paio d'anni, però Davide non riesce a recuperare più di tanto. Riesce a recuperare i movimenti nelle mani, quindi Davide adesso usa benissimo le mani, ma per quanto riguarda il resto di scuola non ha recuperato, non è capace a fare i conti, legge malissimo perché poi era un dislessico di quelli acuti e non riesce a leggere molto bene. Ma entriamo a far parte di Special Olympics o dell'associazione che frequentiamo adesso, Muoversi Allegramente, per caso, perché alle superiori una professoressa ci dice: va, adesso finisce le superiori, Davide cosa fa? E da lì scopriamo che c'era un'associazione qua vicino a noi che si occupava di ginnastica, e da lì parte il tutto. Incomincia a fare ginnastica, Davide, stando con gli altri, perché a scuola purtroppo veniva preso di punta e abbiamo avuto anche dei momenti di bullismo molto acuto, perché lo prendevano di mira, perché, come dicevo prima, Davide a vederlo così sembra un ragazzino come tutti gli altri, poi una volta che gli stai insieme ti accorgi che lui fa fatica e non riesce a ragionare come gli altri e non riesce a parlare come gli altri. Iniziamo a fare questa ginnastica e da lì cambia totalmente la situazione, completamente. Davide ha incontrato degli amici, addirittura Davide è riuscito a prendere la patente, che gli psicologi non sanno spiegarsi come sia riuscito, malgrado la sua disabilità. E l'anno scorso Davide è andato a fare i mondiali ad Abu Dhabi. Ed è stata una cosa, non ci sono parole per descriverlo, perché poi io e mio marito abbiamo deciso di prenderci una settimana e siamo andati con lui a vedere le gare e a vedere tutti gli altri ragazzi. Ed è stata una cosa veramente fuori da ogni... Lui era felicissimo, era al settimo cielo, stava bene con tutti. È stata un'esperienza di quelle che forse si fanno solo una volta nella vita, però nostro figlio è riuscito a farla. Davide adesso ha 27 anni, tra qualche giorno fa 27 anni, è rimasto il ragazzino solare. Spesso mi hanno chiesto: ma ti sei pentita di aver adottato, adesso che sai che è un ragazzino disabile? E io rispondo e risponderò sempre no. Anche avessi saputo che Davide era con questo
questo handicap l'avrei adottato lo stesso, anche perché io ho un cugino down, lavorando nella scuola ho spesso lavorato anche con visto e ragazzini con disabilità molto più gravi di lui e poi quando ero una ragazzina ho aiutato una mamma col figlio che era sulla sedia a rotelle, quindi con problematiche molto molto gravi. E questa è la storia di Davide. Carmela, grazie di averla condivisa con noi, grazie davvero, ci hai emozionato. E, insomma, confermo che Abu Dhabi, così come insomma, tutti gli eventi di Special Olympics, poi in particolare i mondiali, sicuramente per un familiare sono di impatto forte, no? Perché sei lì che fai il tifo, perché gli atleti, sai Luca, gli atleti partono con la loro squadra, con i loro tecnici, quindi in una nazionale, e i familiari stanno sugli spalti a gioire per loro, eccolo, i miei capelli se non prendono la maglia, insomma, però, perché gli dispiace, però non stanno con la squadra, quindi intanto sicuramente il percorso di autonomia che fanno gli atleti per stare poi 15 giorni molto distanti da casa, perché abbiamo fatto i giochi ad Abu Dhabi che era relativamente vicino, però siamo andati pure a Shanghai, a Los Angeles, sì. Quindi diciamo il percorso di autonomia che fanno è proprio importante, è grande, e secondo me anche un pochino per i familiari, a volte, almeno a dire di alcuni genitori con cui ho parlato, diciamo questo, si devono preparare per avere questo, poi questo strappo, perché comunque stare distanti per 15 giorni è tostissima, no? E poi sai che va a fare quell'esperienza. Poi voi Carmela l'avete seguito, in qualche modo avete visto quindi per una settimana come stava e che evento era, quindi sicuramente sei stata pure molto fortunata. Io so di alcuni genitori che invece ci scrivevano appunto ad Abu Dhabi che non riuscivano a venire, quindi mancava, sentivano la mancanza dei figli in modo enorme, invece io li rassicuravo perché i figli, credo ci sia pure Stella qui che è stato capo delegazione ad Abu Dhabi, i figli la mancanza non la sentivano per niente, ecco, noi li rassicuravamo che insomma i figli stavano una favola, alcuni non volevano neanche tornare a casa, quindi la mancanza a volte un po' più, no, dei genitori. Vedo che sorride Federica, che è la nostra atleta, che anche lei, Federica, ha partecipato ad un mondiale, se non sbaglio, Fede. No, prima. Lisa, poi, tra l'altro, è sempre di muoversi allegramente, è dello stesso team, se non sbaglio, Fede. Sì, la stessa associazione, esatto. Solo un'ultima cosa. Sì? Siamo arrivati giustamente con la cerimonia di apertura di Abu Dhabi. Il bello era che non c'era nessuna differenza, nessuna, e loro si stavano divertendo al 1000 per 1000, perché non vedono nessuna differenza tra gli altri, ed è stata veramente proprio una cosa da vivere. Sì, grazie Carmela. Fede, prego. Visto che hai il microfono attivato, sì. Di un po' Luca, dov'è che sei stata tu invece per i mondiali? A Los Angeles. A Los Angeles, in che disciplina? Ginnastica ritmica. E ci vuoi dire qualcos'altro, visto che siamo in questa call con i familiari, quindi gli atleti sono un po' infiltrati, ma ti facciamo parlare, vai Fede. Allora, buongiorno a tutti, sono Federica Borla, ho 28 anni, faccio sport e ginnastica ritmica e basket da 12 anni che faccio lo sport, e sono 3 anni che pratico anche il basket, che è molto bello, mi piace tantissimo. Io sono stata affidata a mia madrina perché i miei genitori non erano in grado di crescermi e prendermi cura di me. Quindi sono stata affidata a mia madrina e sono 23 anni che sto con lei, sto bene. All'inizio dovevo stare solo un anno con lei,
Ma visto con i servizi sociali, visto con la psicologa, visto che andava tutto bene, sono stata tanti anni con lei, quindi anche adesso, fino adesso, sono stata bene. All'inizio è stato un po' difficile, sia per loro sia anche per me, perché non sapevano come prendermi, non sapevano la mia disabilità, non sapevano vestirmi, infatti avevo sempre incubi di notte, non riuscivo a dormire, magari ogni tanto andavo anche sotto il tavolo, non si sa il perché, mi nascondevo, non capivano il significato perché ero così. Ma poi man mano che crescevo, ho capito anche perché i miei genitori hanno fatto una scelta che mi hanno affidata a mia madrina. E quindi ho capito che era meglio che stavo con mia madrina al posto con i miei genitori. E quindi fino ad adesso sono con mia madrina, e che è stata una bella esperienza perché sono stata fortunata. Io abito in montagna, una provincia di Torino, su Topolanzo, quindi il mio paese si chiama Cantoira. E adesso ho finito le superiori, perché ho fatto le superiori, ho fatto l'elementare a Cantoira, ho fatto le medie a Ceres, e ho avuto anche problemi col sostegno perché ogni tanto cambiava, però comunque mi sono trovata bene con anche i miei compagni di classe e infatti mi hanno fatto anche divertire un tanto, mi hanno fatto tante feste, ad esempio c'era una professoressa che proprio ci teneva tanto alle feste, quindi mi hanno fatto la torta, ad esempio, alle superiori, che ho scelto l'alberghiero, ho fatto cucina. E adesso, dopo le superiori, dopo che ho preso, perché io ho preso una qualifica, non la maturità. E adesso lavoro a un ristorante Cantoira, che questo titolare di Cantoira mi ha permesso di lavorare con lui naturalmente in cucina, ma anche altri settori, perché io faccio di tutto, sono nel bar, sono sala, sono fare le camere, perché comunque è anche un albergo, sono ad esempio fare i dolci, ok, sono sempre in movimento e mi insegnano tantissime cose. Infatti adesso purtroppo il mio progetto è stato bloccato dal coronavirus e sto aspettando ancora che mi chiamino, e quindi anche loro mi mancano, i miei colleghi, intanto insomma sono sempre disponibile. Infatti ogni tanto, ad esempio, la mamma mi telefona ogni tanto per sentirmi così, per fare due chiacchiere. Fede, Fede, e io lo so che fa due chiacchiere, ma tu ne fai pure quattro perché parli, ti piace un sacco chiacchierare, eh? Senti Fede, grazie per questa tua testimonianza perché ci hai fatto vedere la cosa dall'altro punto di vista, quindi grazie. E credo che la tua madrina abbia fatto un ottimo lavoro con te, Federica, sei una ragazza veramente in gamba, complimenti. E adesso Alessandra, fai posso dire, va bene, un'altra. Vai. due cose per quanto riguarda l'intervento di Carmela, bellissimo, è bello vedere il coraggio di questi genitori che affrontano questa esperienza che grazie a voi i ragazzi riescono a fare.
E anche a me, Carmela, qualche giorno fa, esattamente proprio qualche giorno fa, un amico nel chiedermi se potevo andare a prendere un aperitivo e io de avevo detto no perché ho paura del coronavirus e di portare il coronavirus a casa ad alba, lui mi ha detto ma non ti sei pentito? E io ridendo gli ho detto di no, ma in realtà è che chi non vive l'adozione non capisce che l'adozione è solo un momento, poi dopo tuo figlio rimane tu, Alba per me è mia figlia e non mi sarei, anzi è la cosa più bella che mi è potuta capitare nei miei 43 anni di vita, non potrei mai immaginare ora di tornare indietro e di non averla nella mia vita, cioè forse è l'unica cosa buona veramente che ho fatto. Per quanto riguarda Federica, a parte sentirla parlare, io la ascolterei per ore perché è bellissimo come racconta la sua vita e con una lucidità e una consapevolezza. Una cosa dobbiamo, Alessandra, secondo me, combattere continuamente su questa cosa, è il diritto all'uguaglianza. Cioè Federica ha detto, io non ho avuto il Non ho avuto diploma, un diploma, ma ho bravo. avuto un attestato. Questa è una Esatto. delle vergogne più grandi della scuola italiana, Esatto. perché una ragazza come Federica ha diritto ad avere il diploma e non l'attestato, perché se noi dobbiamo lottare continuamente nel far valere i diritti sull'abbattimento delle barriere architettoniche, dobbiamo lottare anche sull'abbattimento delle barriere mentali, che sono molto più gravi. Molto più Esatto. danneggiano di più la persona rispetto poi a un criterio, cioè perché Federica non deve avere il diploma come gli altri? Che cosa le manca? Non le manca nulla. E questo purtroppo è veramente una vergogna della scuola italiana. E a volte ci sono degli istituti che lo danno e degli istituti che non lo danno a seconda dell'intelligenza e della capacità dei dirigenti Del scolastici. dirigente, Sì. è vero, è vero. Ma qui vedevo che mentre parlavi tutti facevano così, qui si sfonda una porta aperta, la pensiamo tutti come te, Luca. Sì. Qui. No, volevo dire, poi andiamo a chiudere perché sennò dura troppo, invece noi siamo, di solito teniamo dentro l'ora questi incontri. Paola, vedo che ha la mano alzata dall'inizio, Paola, ti dà sempre di attivare il microfono Lisa e poi tu te lo devi attivare. Vai. No, non si sente Paola. Paola, non ti sentiamo. Riprova. Riprova. Intanto dico a Luca, se vuoi guardarti la chat, ci sono dei messaggi per te, eh? Se Sì, vuoi, se sì, ti guardi sì. sotto la chat, ho visto che c'è qualcuno che ha scritto, insomma. Sì. Paola, riesci? No, non ti si sente. Niente, lo sai cosa Paola? Dovresti avere il simbolo del microfono, forse devi alzare quindi il volume del microfono. Potrebbe essere o in alto a destra o in basso a sinistra, dipende un po' dal computer che hai, se hai il telefono. Riesci? Ecco, adesso ti sei messa muta, vai, riprova a spingere, facciamo quest'altro tentativo. Niente. Paola, niente, Ecco, dobbiamo. Eccola, ecco. vai! Ma mi sentite? Ora sì. Ah, ok. Ciao a tutti. Noi, la nostra è una storia un po' diversa, nel senso che siamo stati un po' scelti, a differenza di aver scelto, nel senso che mia sorella ha una casa di accoglienza per minori e quindi nell'arco della sua vita ha avuto parecchi bambini, quasi tutti. Senza problemi, a parte una coppia di sorelle che sono arrivate da lei quando la piccolina aveva 3 anni e la più grande ne aveva 7-8, Jessica. Jessica era, diciamo così, portatrice di un ritardo cognitivo grave.
anche se non c'era una diagnosi vera e propria, nel senso che la diagnosi che poi ci ha fatto il neuropsichiatra è quella di grave deprivazione, ritardo cognitivo che la collocava intorno ai 2 anni di età mentale per grave deprivazione affettiva. In effetti lei viveva in una sorta di roulotte, dentro un box, in una sorta, insomma, in una situazione particolare di abbandono, quindi ha vissuto con i genitori naturali fino verso i 4 anni e poi è stata tolta, è stata messa in istituto prima, poi in casa di accoglienza con mia sorella. E diciamo che è venuto più da loro questa cosa di attaccarsi a noi piano piano, cui noi le conoscevamo. Nel momento in cui poi è stato il giudice a chiamarci, perché si era stretta appunto questo legame tra noi, tra me e mio marito e queste sorelline, è stata proprio una cosa un po' così, che è avvenuta per gradi. Poi mia sorella ne ha parlato al giudice, il giudice ci ha chiamato e nell'arco di 20 giorni avevamo il decreto, senza fare nessuna iter che fanno normalmente i genitori adottivi, per cui è stata una cosa un po' diversa. Jessica aveva sì tanti problemi, perché logicamente aveva un linguaggio molto povero, non leggeva, non scriveva. Quando l'abbiamo adottata aveva 10 anni alla fine, perché, e la sorellina ne aveva 6. Era inserita a scuola, ma a scuola era messa lì a fianco alla cattedra a colorare la scheda, perché non c'era un insegnante di sole, cioè ce l'aveva, ma era 8 ore alla settimana e quindi assolutamente insufficiente. Abbiamo fatto tutta una serie di accertamenti diagnostici, perché non era stato fatto nulla, e quindi per noi è stato molto utile un centro di Verona. Noi siamo della provincia di Milano, però ero andata a Verona, dove c'è un centro di genitori che portavano avanti dei lavori sulla riabilitazione, quindi abbiamo fatto psicomotricità, abbiamo fatto ginnastica visiva, perché lei non aveva nemmeno sviluppato la possibilità di vedere in contemporanea con gli occhi, e quindi aveva una sindrome a V, per cui gli occhi lavoravano in modo un po' camaleontico, quindi era un po' difficile per lei poverina leggere. Comunque, successi su successi, nel senso che piano piano, sia perché probabilmente lei si è sentita stabile in una famiglia, quindi ha iniziato anche dal punto di vista affettivo a sentirsi più tranquille, a potersi di più concentrare sulle cose più, come posso dire, didattiche, ma è stato veramente un percorso. Jessica adesso è completamente autonoma, tant'è che cura mio papà, che ha 93 anni, e quindi cucina, va in giro, c'ha la patente. Purtroppo il discorso lavorativo, io sentivo quello della diploma, sì, anche Jessica ha fatto il percorso di aiuto cuoco, non è uscita col diploma ma con la qualifica, ma secondo me il problema più grosso è l'inserimento lavorativo, perché Jessica si è fatta 7 anni, adesso ne ha 30, si è fatta 7 anni di stage, tirocini, inserimenti lavorativi, dove lavorava come una matta 8 ore al giorno e non veniva pagata, erano meno 150-200 euro al mese, a che a quel punto ho detto basta, perché mense, asili, aziende, va bene, gli rinnovavano anche il contratto l'anno successivo, però sempre alle condizioni di inserimento lavorativo protetto. Quando poi era il momento di assumere, ma Jessica ha sempre bisogno comunque di qualcuno che la coordina, ma Jessica, allora venivano i problemi, anche mi sono scocciato, ho detto vabbè, se lo dobbiamo chiamare volontariato, che volontariato sia, vai a fare volontariato, ma non sfruttamento lavorativo. Per cui adesso lei vive con mio papà 93enne, dal fare le pulizie, a far da mangiare, a fare la spesa, all'accudirlo proprio, metterlo a letto, dargli le pastiglie, fargli il bagno, cioè lo accudisce in tutto e per tutto. E quindi la paghiamo come badante, perché il suo ruolo è quello, però
va anche lei a pallavolo, nel senso che adesso abbiamo interrotto per questioni di coronavirus, però ha partecipato anche lei alle Special Olympics di Abu Dhabi, anche noi siamo andati là 10 giorni con lei, fa la zia perché l'altra, perché sua sorella ha un bimbo e quindi di quasi 5 anni, e quindi anche Jessica contribuisce nell'accoglierlo, ogni tanto va a prenderlo all'asilo, lo porta a fare le varie attività, e quindi è il nostro pilastro della famiglia, perché è completamente realizzata, devo dire che è qua adesso che mi guarda, però penso che non sento grazie, più. Grazie Paola, grazie per la tua testimonianza. E ho visto che c'è anche Flavia che ha la mano. Flavia, solo rapidamente, perché abbiamo poi chiudiamo l'incontro. Flavia, vai. Eccoci, ciao. Buonasera a tutti. Mi senti? Sì, vai Flavia. Niente, sempre emozionanti i collegamenti con voi. Che dire, ad ogni esperienza che ho sentito sono riafferrati dei ricordi in me, no? Per cui, niente, Flavia ha 22 anni, per cui altro che libro, ne potrei scrivere 3 o 4. Sicuramente quella che mi ha colpito, che magari è una cosa più recente, è quella della scuola, che anche Flavia ha ricevuto soltanto l'attestato, perché si sono basati sulla diagnosi di Flavia, siccome si configura fra quelli che hanno un deficit cognitivo, per cui non si poteva, non si doveva provare. Comunque, bando a questo, io mando un bacio a Luca. Ho visto da recente io un'intervista sua, sapevo da 3 anni a questa parte, ne ho sentito parlare. Penso che abbia una sensibilità, forse proprio per il mondo che lo circonda, la sua sensibilità si è accresciuta appunto tanto da dare questo amore anche ad Alba. E sicuramente sarà un peperino come questa bella della mia principessa. Grazie Flavia. Luca, vai. Sì. Mio nome è Mari, Flavia è la mia figliola. Ah, scusa, perché leggevo Flavia? Niente. Ciao, Flavia. Ma ce la fai vedere Alba? Sì, adesso l'ho chiamata, mi stava di là a ballare. Perché c'era sì. Flavia per me. Sì, Alba anche una peperina pazzesca. Adesso eccola qua. Guarda Alba, guarda quanti amici. Salutami tutti. Ciao Alba. Aspetta, adesso abbassiamo un po' di più lo schermo. Ecco, ci vedete? Ecco Alba. Stava ballando. Quanto sei bella Alba. Ciao. Alba è terribile, veramente, però è una bimba non capricciosa, ma è una forza della natura, non si stanca mai, la vivacità, è vivace, è allegra, si sveglia col sorriso e si addormenta col sorriso, vuole sempre giocare, se ne vuole andare, poco, resiste poco. Vuoi salutare? Vuoi venire a salutare? Dai, saluta a tutti. No? Okay. No, non ne va a fare di meno, Luca, non fa niente. Sì. Perché si vivace è un segno buono, no? Sì. Quindi è una buona partenza per il suo futuro. Poi aiutato da un papà così in gamba come te, grazie, veramente avrà un bel futuro. Grazie. E chissà che magari non diventi un atleta special anche lei, no? Ah, ma sicuro! Abbiamo già detto con Alessandra che appena gli è andata a sprovare subito! Anche perché Alessandra, io spero che così si stanchi, cioè, adorato lo sport, stanchiamola! Stanchiamola, ma come gli è andata a sprovare, qui abbiamo sempre Stella e Paola che seguono questa parte, ti assicuro te la sdrumiamo! Adesso brava! Sì. Senti Luca, adesso noi di solito chiudiamo i nostri incontri con il giuramento dell'atleta, quindi visto che c'è Federica che prima è intervenuta e è stata a Los Angeles, quindi secondo me Federica lo dovresti sapere il giuramento dell'atleta Special Olympics, lo sai? Sì. Dai, dillo a nome di tutti gli atleti, vai!
che io possa vincere, ma se non ci riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze. Grande Fede, grazie Fede. Luca, grazie davvero da parte di tutti noi, delle nostre famiglie, di questa grande famiglia che è Special Olympics. Grazie davvero di essere stato con noi oggi, sei stato prezioso, come sono state preziose veramente tutte le testimonianze che abbiamo avuto oggi. Ringrazio tutti e ci vediamo poi noi tra 3 settimane, mi sembra, con i familiari. E a Luca davvero grazie. Grazie, grazie a voi e grazie anche di questa comunità bellissima di tutti i genitori. Ci serve essere uniti e andare avanti insieme. Grazie. Assolutamente. Ci vediamo presto di persona. Ciao. Ciao Luca, ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. 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 Buona serata. Ciao. Ciao. Ciao.